ripartire di slancio da quello splendido finale di stagione scorso, la rincorsa ai playoff, l'impresa con Brescia, la lotta del forum, l'abbraccio con il proprio pubblico. Sassari è conscia che le difficoltà aumenteranno esponenzialmente, ma sa anche che può essere competitiva, può combattere. Lavoro, sacrificio, convinzione, con un pizzico di ambizione, struttura di squadra confermata, tre innesti chiave. Il versatile Jamal Jones gioca tre ruoli, atletismo, tiro, la capacità di poter essere polivalente. Chris Dow, combo di grande talento, giocherà anche da playmaker, con la palla in mano è un pericolo per gli avversari. I suoi rimbalzi saranno preziosi come la sua esperienza. Dentro l'area, il corpaccione di Chinan Unaku, scelta NBA e MVP in Israele sia in campionato che in Coppa, potenziale d'Eurolega, il banco rappresenta un crocevia decisivo per la sua carriera. La Dinamo vuole lanciarlo in Europa e metterlo in risalto le sue qualità. Eccellente passatore, sa fare tante cose, può essere l'ascensore per salire ai piani alti. A guidare l'orchestra Piero Bucchi, stagione da professionista numero 28, andrà verso le 800 partite in Serie A, uno spessore umano notevole, allenatore, gestore, grande impatto e feeling con l'ambiente bianco-blu, squadra costruita in piena sintonia con general manager e società, il sacrificio legato all'ambizione, regole, gerarchie e competitività. Dentro ci sono scommesse e conferme, Krushlin è il guardiano del faro, difensore straordinario, collante di squadra fondamentale con licenza di colpire da tre punti e determinante raccordo di gruppo come il capitano Jack De Vecchia, la stagione record numero 17 in maglia Dinamo. Servono i suoi minuti di qualità che potrebbero essere abbinati a quelli di Massimo Chessa, sassarese doc, tiratore per eccellenza e all'occorrenza anche playmaker. La Dinamo ha bisogno dell'Usman Diop visto nel girone di ritorno nei quarti con Brescia. Un leone dinamico, tosto, pronto sugli scarichi. È innegabile che il suo contributo uscendo dalla panchina sia un'arma che il coach deve avere modo di usare con continuità. La stessa che armerà il braccio rimesso nuovo di Kaspar Trayer, pronto a novembre, che ha fatto intravedere di poter svoltare il suo status all'interno della squadra, dando una grossa mano al califfo di Klaipeda. Il pianista Emantas Benjus, conferma pesantissima insieme a quella del neosposo Robinson, tutte e due rappresentano la continuità indispensabile. Le due firme di rinnovo hanno un grande valore, come la nuova vita di Stefano Gentile, non più tappabuchi di emergenza ma rimesso nella sua posizione ideale. Anche per lui stagione chiave, sa di poter fare la differenza. Se passi un ritiro insieme ai ragazzi capisci il perché confermeresti Luca Gandini in qualsiasi ruolo, idolo assoluto a livello umano e di intelligenza all'interno del gruppo. Si parla di rotazioni, tecnica, tattica, ma oggi bisogna essere in grado di mettere i giocatori nella condizione migliore per potersi esprimere al massimo, di saperli motivare, gestire e capire. In questo, Bucchi è una straordinaria garanzia. Tredicesima stagione, 11 playoff, 6 trofei, status internazionale e orgoglio di Sardegna, siamo sempre qua, non è un claim da fumo negli occhi, è uno status acquisito come squadra e azienda sportiva. La Serie A riparte con investimenti milionari e squadre pazzesche, gli sponsor rappresentano il cuore e la benzina di una società insieme ai propri tifosi. Tutto diventa fondamentale, anche il pullman, ma la Dinamo prende l'aereo e vuole continuare a volare con i propri sogni.